Siamo con Vittorio Sgarbi sì. Per parlare di questo splendido libro, pieno di grazia, I volti della donna nell'arte, un libro dove Vittorio ci parla dell'altra metà del cielo, attraversando da Giotto fino ad arrivare ad alcuni contemporanei, questo mistero che è la donna e che potrebbero essere volumi che non finiscono più. Perché la donna è per noi fonte di ispirazione e la donna che si legge nel libro è una donna umile e popolana in alcune parti, Madonna, e Madonna nel senso antico di signora, e quindi sotto le molteplici forme che gli artisti hanno vissuto questo tema, a te raccontarcelo meglio. Il mistero è una formula con la quale si indica la difficoltà della psicologia maschile rispetto alla conoscenza del mondo femminile e alla sua impenetrabilità psicologica, se non fisica ovviamente, ma l'impenetrabilità è invece relativa ad almeno una donna il cui mistero è un mistero religioso e che è la protagonista dell'intera storia dell'arte, cioè la Vergine, la quale nella denominazione stessa di Vergine indica il mistero del concepimento di Dio che entra in lei e stabilisce questa condizione assolutamente unica, per conoscere la quale occorre la fede. Quindi la parola mistero è propria per indicare che nel mondo delle creature di Dio la donna è il punto più alto della perfezione e la Madonna lo rappresenta attraverso tre misteri cui noi dobbiamo essere applicati nella impossibilità di capire con la ragione e attraverso lo strumento della fede. L'una è l'Immacolata Concezione, che è il dogma per cui tutti gli uomini nascono con un peccato originale da cui devono emendarsi attraverso il battesimo, come attribuzione di una quota parte della passione di Cristo, cosa molto bizzarra perché, essendo che l'uomo non decide di nascere ma è deciso dai suoi genitori, le condizioni in cui nasce possono essere talvolta così miserabili che è sempre stato per me molto singolare immaginare che ci sia anche un di più di peccato che investe un disgraziato che nasce in un luogo del mondo dove l'unico destino è morire di fame o vivere di stenti. Però è un primo mistero. Il secondo è quello ancora più evidente, cioè che la Madonna concepisce o è in stato interessante senza l'atto del concepimento, quindi è madre di Dio senza che vi sia nessuna azione legata alla fisicità, ai sensi, all'atto amoroso. E la terza condizione, il terzo mistero, è quello che riguarda la sua morte, perché la Madonna non muore. Muore, ma rispetto a Cristo che ascende in cielo, è assunta in cielo e viene portata con il corpo. Possiamo quindi immaginare che la resurrezione della carne, che ci riguarderà per chi crede dopo il giudizio universale, lei l'abbia già avuta salendo al cielo con un corpo circa di cinquantenne, fatti i conti della sua sopravvivenza alla morte di Cristo. In realtà la resurrezione della carne è il mistero più straordinario della religione, perché stabilisce il paradosso di un risorgere con il nostro corpo, diventati polvere, ossa, cenere, ci verrà riattribuito il nostro corpo, con un unico problema, che è un altro mistero, di quale sia il momento in cui noi ritroveremo il corpo, se è un corpo di trentenni o di novantenni, quindi forse è meglio morire a 30 anni per avere un corpo efficiente, ove esso sia necessario nell'aldilà, oppure se non necessario, l'idea che ci sia un paradiso di soli vecchi, come una casa, un ospizio, è abbastanza inquietante. Per cui resta il fatto che questo è un ulteriore mistero che nel corpo della Vergine trova una certezza di resurrezione negli anni della sua maturità. Tutto questo che io ho detto con parole è descritto nella pittura, la quale si occupa della Madonna del Parto, capolavoro di Piero della Francesca, dell'Immacolata Concezione, innumerevoli rappresentazioni, dell'Assunta, nel capolavoro per esempio di Tiziano, e di quello che nella vita della Vergine sono le tappe fondamentali
della sua condizione privilegiata o assolutamente unica, che vanno dall'Annunciazione alla Visitazione, alla presentazione al Tempio, alla Natività di Cristo, all'Adorazione dei Magi. Quindi tutta, no, guardiamo per esempio Tintoretto, autore di cui ho fatto una mostra a Le Scuderie del Quirinale. Se uno guarda i suoi cicli, la presenza mariana è straripante. La presenza femminile poi addirittura investe due dei capolavori esposti in quella mostra, che sono la Maddalena e Santa Maria Egiziaca, in due bellissimi quadri in cui nel pieno paesaggio, in un grande paesaggio, stanno queste due sante in meditazione. Quindi possiamo dire che la donna, la Madonna in particolare, ma le sante e poi anche le immagini straordinarie che vengono dal mondo della vita, come la Gioconda, la Dama dell'Ermellino, la figura che è passata alle mie spalle con la modella di Dante, Gabriele Rossetti, Jane Morris, Giuditta, Salomè, Erodiade, costituiscono una così ampia quantità di soggetti e di temi che 4/5 della storia dell'arte è storia di donne. E allora scrivendo della donna o cercando temi femminili non si fa altro che fare una storia dell'arte. Si chiama Piene di Grazia, che è il titolo che abbiamo voluto, mia sorella in particolare ha indicato, rispetto a quello di Dascalico, che era i volti della donna nell'arte, quindi con un riferimento proprio alla preghiera mariana, Ave Maria, Grazia Plena, Dominus Tecum, e tutto quello che investe la figura della Vergine, e una serie di saggi o una storia della donna nell'arte vuol dire una storia dell'arte. Quindi in realtà il libro è una mistificazione, il libro è una chiamata che può servire per i regali per Natale, che può servire per i regali per l'8 marzo, perché la donna sembra il protagonista assoluto, e lo è, come lo è d'altra parte nella poesia, ma lo è inevitabilmente, nel senso che il titolo serve a indicare un tema preferenziale, che però è anche il tema prevalente, preminente, quasi costante della storia dell'arte. Quindi da questo punto di vista, sia rispetto al tema del mistero da te evocato, che investe integralmente la figura della Vergine nel suo infinito mistero di vita e di morte, sia rispetto a tutti gli altri temi in cui è dominante il soggetto femminile, la donna è la protagonista assoluta della storia dell'arte, come d'altra parte lo è nella poesia, perché la poesia è prevalentemente di ispirazione maschile, indirizzata però a un soggetto che eleva, che è la donna, quindi Beatrice, Laura, Silvia, Nerina, Angelica, tutte le figure femminili della storia Aminta, della poesia, sono ispirazione per la sensibilità dell'uomo che nel mistero della donna trova ragione di consolazione, di tormento, di passione, di ispirazione. E naturalmente alle mie spalle vediamo una sequenza, vediamo dal Ceruti con i suoi contadini, alla Madonna c'è San Francesco. C'è un San Francesco perché a fianco di una Madonna, ecco la Madonna con gli angeli, la Madonna è in un'iconografia assolutamente tradizionale, bizantina, dominante su un trono, e quello che stupisce è che il pittore ha trovato opportuno rappresentare un San Francesco che probabilmente è la prima fototessera, nel senso di rappresentazione realistica, e forse la più realistica di San Francesco, che può essere idealizzato in mille modi. Siccome Cimabue quasi poteva averlo conosciuto e comunque ne aveva sentito parlare da chi l'aveva visto, lo rappresenta piccolo, con la carnagione olivastra e le orecchie a sventola. Da quelle orecchie a sventola io ho dedotto che sia un'immagine reale di San Francesco messa, e ne parlo nel libro, a confronto con l'immagine ideale della Madonna, quindi che siano nella visione del pittore. Questo è il Parmigianino, questo è quello della Francesca, che è una bellezza. La Madonna del Parto, che è proprio un altro esempio formidabile, è un affresco che è stato staccato e oggi si vede in una scuola adibita a museo, con una tenda che ha l'Ermellino, che la rende un luogo solenne, e però abbiamo due angeli come le gemelle Kessler, letteralmente, perché il pittore quasi pigramente ne ha disegnata una sola e poi in controparte l'ha voltata per dipingere l'altro angelo, per cui è lo stesso angelo dipinto per una funzione che è quella di due veline quasi che aprono, ho detto gemelle Kessler per i meno
giovani, aprono e appare una Madonna, che è una Madonna molto insolita perché ha il volto di una regina, la solennità, l'austerità di una regina, ed è messa però un po' di traverso per evidenziare un dato fisico molto vistoso e visibile, che è la pancia, perché sta indicando la propria condizione di stato interessante. Il dipinto è un dipinto votivo, in un luogo che forse era tale anche nell'antichità e che quindi riproduce in ambito cristiano il culto di una buona maternità, delle donne che andavano a pregare una dea o la Vergine per avere un buon parto, ma è una donna realmente incinta e che mentre è regale nel volto, è come una contadina nell'atto di mettersi il braccio sul fianco, con un'aria un po' spavalda, quindi regale ma anche molto diretta, e con l'altra mano che indica lo stato avanzato della sua condizione di donna incinta. Ecco, Piero della Francesca, che è un autore che è stato compiutamente studiato nel Novecento, riesce a tenere insieme valori ideali e valori della realtà, questa immagine così regale e solenne, ma insieme anche il motivo per cui quell'immagine rappresenta una speranza e un desiderio. E quindi è un meraviglioso dipinto votivo che rappresenta quasi unico, in modo preciso, non la Madonna con il bambino, non la Madonna annunciata, ma una Madonna incinta. E quel punto, quella sua condizione, è evidenziato nel modo più evidente. Qua invece abbiamo a fianco di Adamo ed Eva di Van Eyck, molto, come dire, borghesi, i due Adamo ed Eva di Masaccio, meraviglioso pittore del 400, che rappresenta il dolore infinito di Adamo cacciato dall'angelo dal paradiso terrestre, insieme alla responsabile, che è la donna, Eva, la quale ha le sopracciglia inclinate come fosse l'urlo di Munch, a rendere evidente il dolore e il pianto, e se volessimo fare un parallelo con il nostro tempo, piange con un'espressione che richiama quella del ministro Fornero, cioè ha questo pianto di improvvisa disperazione, ed è un'immagine in cui si vede quanta espressività, quanta verità abbia voluto Masaccio mettere nel dolore della Eva cacciata, rispetto, e sarebbe utile vederle come nel libro a fianco, alla stessa figura di Eva in un pittore fiammingo come Van Eyck, che invece la vede quasi disincantata, distratta, perché se è andata così, lasciamo, senza un dolore irredimibile come quello della Eva di Masaccio. Quindi l'arte è piena di espressioni che riguardano l'umanità della donna, anche quando se ne indichi la sacralità, o addirittura una regalità quasi divina, anche quando l'immagine è un'immagine negativa, una donna, una figura negativa, come Erodiade, che sembra una regina o una Madonna, che ha ai suoi piedi, che le porta un dono, un'offerta, la figlia Salomè. Peccato che la figlia Salomè a questa regina, come una vergine, porti la testa del Battista, ma il pittore Masolino, che rispetto a Masaccio non conosce il dolore, la tragedia, la violenza, ma è un pittore invece irenico, assolutamente estatico, anche l'immagine crudele la rende, salvo le due figure femminili che alla fine, che alle spalle di lei si muovono con un'aria un po' sconvolta, ma come in un balletto però, ma regale, meravigliosa, è l'Erodiade, molto composta anche Salomè, che le sta portando la testa del Battista. Quindi anche il dramma in Masolino rispetto a Masaccio non è affrontato nella sua tragica evidenza, nella sua verità, ma è invece edulcorato in un'immagine così di grande. Per cui, voglio dire, presi questi argomenti come tanti altri, qui abbiamo la Lei del Ciglio da un prototipo di, questa è l'assunta che dicevamo prima, di Lorenzo Lotto, la Lei del Cigno da un motivo di Leonardo, tradotta, interpretata da un pittore che si chiama Sodoma, e quindi insomma, il libro dà mille indicazioni su tanti argomenti in cui la donna è protagonista, sia nel mondo antico che nel mondo moderno, sia nel mondo pagano che nel mondo cristiano, sia anche nel mondo della vita, come appunto alcune immagini tali la Dama dell'Ermellino, la Gioconda, la schiava turca di Parmigianino e tante altre figure femminili che sono nella nostra immaginazione attraverso l'arte e la pittura. Una cosa, tu nel libro una sola artista citi, la Gentileschi.
Sì, tra l'altro devo dare una buona notizia per chi ci ascolta, visto che si apre un telegiornale, hanno aperto con molta vedutezza e acutezza vicino a Pinerolo una fondazione che si chiama Fondazione Cosso nel castello di Miradolo, quindi siamo in Piemonte, dove fanno attività culturali, musicali, una bellissima mostra di una suora vissuta nel pieno 600 che si chiama Orsola Maddalena Caccia. Più noto è, ma lei ne è come la continuazione, come capita talvolta alle donne, il padre che si chiama Moncalvo, che è un pittore importante del primo 600, fine 500, primi 600 piemontese. La mostra è aperta adesso e fra qualche giorno apre o riapre dopo Milano la mostra di Artemisia a Parigi. Artemisia va all'estero, è diventata un mito universale, Orsola Maria Maddalena Caccia inizia adesso una carriera dopo tanti anni, dopo tanti secoli, per affermarsi come una personalità significativa, e quindi si può parlare dell'arte delle donne, che è un argomento che io ho affrontato quando assessore a Milano, ho voluto una mostra in cui fossero più o meno registrate, censite tutte le pittrici, che saranno 700-800 nell'arco di tempo che dirò fra breve, ma io poi ne ho selezionate un 300, un numero comunque alto relativamente alla molto limitata quantità di donne fra il 1550, quando nel nesso fra padre e figlia, quello stesso che c'è fra Orsola Maddalena Caccia e suo padre Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, fra la Gentileschi Artemisia e suo padre Orazio, fra Tintoretto e sua figlia Marietta, ebbene in questi rapporti padre-figlia si stabilisce un nesso abbastanza insolito, perché i pittori sono un numero illimitato, le pittrici fra il 1550, quando si comincia appunto con Marietta Tintoretto, una tra le prime di cui si conosce il nome, fino al 1950, quando io mi sono fermato per evitare quella che è la libertà creativa che investe gli ultimi 50-60 anni, quindi mi sono fermato al 1950, quando ancora le donne avevano un limite nel mostrarsi pubblicamente, quindi nell'avere una creatività esplicita, soprattutto nella pittura o nell'architettura, non c'erano grandi architette, anzi non c'erano direttrici d'orchestra, non c'erano tante figure che oggi invece le donne occupano al pari degli uomini, e quindi diciamo nei 400 anni fra il 1550 e il 1950 ne ho registrati circa 800, oggi saranno 80.000, 100.000 un numero, e quindi mi sono limitato per al centro di questo percorso, quella forse più nota, una delle più note, è appunto Artemisia, la cui notorietà rispetto al padre Orazio, grande pittore, dipende da una vicenda della sua vita che l'ha fatta diventare una donna di grandissimo carattere e quasi un temperamento maschile, almeno rispetto alla popolarità e a quella visibilità che ha ottenuto nell'autonomia della sua identità di pittore, pittrice, pittore. E cioè da ragazza, sulle impalcature oggi del Quirinale, che era il Palazzo dei Papi, mentre suo padre Orazio dipingeva con Agostino Tassi, questo Agostino prende questa ragazzina e la porta a letto tra la sua volontà e la sua protesta, certamente con una falsa promessa che era di sposarla. Quando dopo un mese non la sposa e l'abbandona, lei lo denuncia per stupro, quindi con una modernità formidabile, quello che oggi si chiama stalking, anche più avanzato. E quindi c'è un processo ad Agostino Tassi e c'è il coraggio della donna di denunciare una violenza che magari altre donne avevano patito in silenzio. Questo la fa diventare una protagonista proprio in virtù di una vita che ha mandato luce sulla sua opera artistica e l'ha infatti favorita, al punto che a partire dalla appunto metà del secolo scorso una grande scrittrice, Anna Banti, moglie non per caso del più grande critico d'arte del secolo scorso, che è Roberto Longhi, ha scritto un romanzo su Artemisia, quindi l'ha fatta diventare materia di romanzo, poi da lì romanzi, film, finalmente oggi arriva a Parigi come un grande pittore riconosciuto universalmente, e questa vicenda autobiografica ha in qualche modo mantenuto viva l'attenzione su di lei. La peculiarità, visto che il libro poi si occupa prevalentemente di pittori classici, nella rarità delle donne, è che l'unica pittrice, l'unica donna di cui io parlo nel libro è lei, ma appunto in un arco di tempo in cui le presenze femminili erano piuttosto rarefatte, e
una caratteristica del suo caravaggismo, perché lei è allieva di Caravaggio, ha forza di Caravaggio, ha il realismo di Caravaggio, si applica in questo caso del dipinto che io illustro a una Cleopatra ed è l'unico pittore, in questo caso pittrice, che dipinge una donna non idealizzata, la dipinge com'è, con il suo sudore, si sente l'odore, si sente che non ha, non le dispiace mettere in evidenza una donna che soffre e che è ingrassata, che ha perso la bellezza, ha perso l'armonia, è scarmigliata. Se la vediamo in un confronto, come qualcuno mi ha chiesto di fare, con le figure del nostro tempo, sembra l'immagine di Serena Grandi, la quale è passata da una bellezza di giovane a un corpo che si è un po' sformato. Ecco, vediamo questa immagine un po' sgraziata di Artemisia, di Cleopatra, attraverso l'occhio crudele, non idealizzante, di una donna. Quindi l'unico pittore che può dipingere una donna non bella o comunque non idealizzata è Artemisia, ecco, con il braccione, la testa, la testa grande, insomma questa brutalità con cui affronta il tema è singolare, perché è di una donna verso una donna, cosa che invece in un maschio sarebbe stata comunque, con l'immagine di Cleopatra, una idealizzazione di quella figura. Speriamo, concludiamo questa chiacchierata che vorremmo ancora... Possiamo concludere con la copertina, perché il titolo, sì, Pieno di grazia sarebbe stato giustamente applicato al dipinto più straordinario che è nel libro, che è l'Annunciata di Antonello, dipinto però mille volte visto, con la caratteristica di non avere la figura dell'angelo, perché l'angelo è dentro di lei, come ho spesso detto, di non avere un ambiente riconoscibile come un palazzo, ma un fondo nero che dà il senso della concentrazione in quel momento in cui la Madonna sa, apprende che sarà la madre di Dio. Ma non potendo usare un'immagine così conosciuta, ho preferito invece quella che si vede, che è l'immagine di una modella bellissima, idealizzata anche lei, che però rappresenta una condizione completamente diversa da quella dell'Annunciata, perché è la moglie del miglior amico del pittore, che ne era l'amante. Quindi Dante Gabriele Rossetti era l'amante di questa donna, la idealizza, ma in realtà rappresenta il peccato, mentre l'Annunciata rappresenta la purezza, l'Immacolata Concezione. Questa figura femminile, così sensuale, così idealizzata, l'ho voluta in qualche modo, non solo per l'evidente bellezza di questo dipinto detto pre-raffaellita, perché dipinto dai pittori che si ispirano al Rinascimento italiano prima di Raffaello, ma perché la figura che vediamo è quella di una donna che ha peccato e che il pittore vede con gli occhi dell'amore, con la malinconia nello sguardo, e quindi è piena di una grazia diversa da quella divina, che è la grazia della sua sensualità e la grazia anche del tradimento. Quindi in questa figura così idealizzata si nasconde il mistero, non sempre da rivelare, del tradimento, perché d'altra parte, come dicevo nel caso di Clinton, quando fu incriminato, la verità del tradimento è la menzogna. Quindi un uomo che tradisce una donna deve negare, non è che può dire a 200 milioni di americani che sua moglie Hillary è cornuta. E allo stesso modo concordo, l'ho pensato e forse anche accennato, che la vicenda di Lucio Dalla, l'interpretazione che ha dato in questi giorni Ferrara, è giusta. Cioè, se un uomo durante la sua vita non ha voluto fare outing, non era obbligato a farlo. Certo. Quindi ci vuole discrezione. La vita privata si chiama privata perché uno può stare con le donne, stare con gli uomini, stare da solo, non volere rapporti con nessuno. Ma non è detto che questo debba comunicarlo al mondo come ha fatto Cecchi Paone, cioè non è che l'outing è la condizione propria dell'omosessualità, come l'outing non è propria dell'eterosessualità. Ci sono molti uomini e donne che stanno insieme e non hanno alcun interesse a far sapere che tipo di amore fanno o di nessun amore che facciano. Io l'outing dei miei rapporti non fisici con la mia fidanzata l'ho fatto non per mia volontà, perché mai l'avrei fatto, ma perché lei ha usato quest'arma per difendersi dai miei tradimenti, con ciò eliminando il tradimento. Dice Sgarbi, mio fidanzato sta con altre donne, ma con me non ha un rapporto fisico, quindi questa è stata una scelta. Ma Cecchi Paone ha fatto la sua, ma uno può anche decidere di non dire assolutamente niente. Allora, nel caso del dipinto che vediamo in copertina, c'è un amore clandestino che il dipinto in qualche modo cela, perché l'idealizzazione nasconde il peccato di cui Jim Morris e Dante Gabriele Rossetti furono sicuramente attori, contro William Morris, che era il miglior amico del pittore. Ricordiamo che questo libro è anche dedicato alla tua fidanzata. Mia fidanzata, bravissima, è una donna straordinaria e molto comprensiva, e è molto dolce. Indirizzo appunto parole di grande affetto, ma indico anche la condizione che ha dimostrato nella triste situazione di vedere prima morta la madre e poi il padre.
avendo con entrambi rapporti un po' burrascosi, poi durante la morte, durante il momento in cui si aveva a morire la madre, ha ritrovato un affetto nei confronti di lei, ma anche verso il padre l'ha seguito fino alla buona morte con una devozione filiale che io ho ritenuto di dovere, visto che il libro usciva in quei giorni, ricordare come una sua formidabile dignità amorosa di figlia, anche e oltre l'attenzione nei miei confronti. Bene, chiudiamo qui e prossimamente speriamo di averti ancora nostro ospite a incantare con le tue lectio magistralis. Io ho un incontro con Liguori, dobbiamo discutere di una serie di processi, diciamo, relativi all'arte, ecco, processi creativi.